Allora, questo sarà per me un viaggio estremamente a Marcord, perché io ho passato praticamente tutte le vacanze estive di quando ero bambina, fino a, credo, gli 11 anni, a venire qua. Ed è praticamente da quella data che io non ci ritorno. Quindi adesso sto tornando in tutti questi posti che io mi ricordo da bambina, e per vedere come sono diventati, come sono nei miei ricordi. Allora, la prima cosa da dire è che indubbiamente è tutto molto, ma molto più piccolo. Io questa cosa qui un po' me l'aspettavo, ma non così tanto, è tutto microscopico. E comunque siamo arrivati ieri sera e tra l'altro abbiamo rischiato di non arrivare perché abbiamo trovato un incidente a 3 km dal porto di Piombino e siamo rimasti fermi, bloccati un'ora, quindi abbiamo perso il nostro traghetto. Per fortuna siamo riusciti a prendere quello dopo e abbiamo fatto un po' una modifica sul piano di marcia, ma alla fine ci siamo. Non abbiamo piani se non girovagare per l'isola. È bellissimo perché non c'è nessuno, oggi è l'unico giorno di bel tempo che dovremmo avere, poi domani e dopo dovrebbe piovere. E niente, io vi porto con me, così vediamo insieme, riscopriamo insieme i luoghi della mia infanzia. Adesso abbiamo trovato questo posto dove fermarci per la notte e ho preparato il banana bread, così domani mattina a colazione siamo a posto. Penso la faremo qua in spiaggia, anche se domani dovrebbe arrivare la pioggia, speriamo arrivi nel pomeriggio. E basta, adesso stasera cenetta qui. Abbiamo trovato un ragazzo di Ligure che è anche qui da solo col furgone in bici, quindi ci siamo messi vicini così non siamo proprio soli. E basta, ora giorno uno quasi terminato. Io ho iniziato a lavorare a maglia voglio fare un cappello, quindi ho iniziato questo mio lavoro. L'obiettivo è quello di riuscire a finirlo entro la fine della vacanza, vediamo se ce la facciamo. E basta, ci vediamo domani. Allora, così vi faccio vedere meglio come è venuto il banana bread e è un nuovo giorno. Look at us and our differences. Lose that grin, it helps us fall in between. Why is it so hard when there's old scars? Take another turn with me. Together.
Abbiamo il nostro antifurto, non so se si nota, ma antifurto, ma soprattutto lo definirei autista. C'è un po' di riflesso, si vede un muso di una bracca. Adesso ci avviciniamo, sempre più evidente. Aspetta, ci fermiamo, ecco che adesso fa la vaga e va dietro. Però poi si riaffaccia facendo l'educata, perché non ci ha ancora visto arrivare. Come per dire, ma Benito no. Diana, ciao Topolina, hai fatto la guardia? Brava Topis, brava amore. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. Stiamo passeggiando per le viuzze di Sant'Ilario, che è questo borgo piccolissimo in cima alla montagna, ed è molto bellino, non c'è nessuno. Ci siamo fatti una foto qua nella piazza principale, che è molto bella. La bracca era molto interessata, perché c'era questo gatto che la fissava. Era molto interessato a vedere cosa stesse facendo. Adesso mi sa che inizia a piovere e ci porteremo la pioggia con noi fino alla fine della vacanza, credo. Però tutto molto bello. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. Next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go, wanna go. Calling sick in the morning. Allora, adesso ripetete con me tipo mantra: i cotton fioc non si buttano nel water. I mozziconi non si buttano in giro, ma si buttano nella spazzatura. Il contenuto di questo sacchetto, che è praticamente quello che ho trovato in questo piccolo, cioè proprio esattamente in questo pezzo di spiaggia qui, quindi senza andare troppo lontano, per diciamo il 70% sono mozziconi e cotton fioc o frammenti di cotton fioc. Quindi ora, per fortuna in Italia credo sia entrata in vigore la legge da poco che i cotton fioc non biodegradabili sono banditi, però comunque nel caso nel water non si butta via, non si deve buttare nulla, a parte la pipì e la cacca e la carta igienica, nient'altro. Vediamo se ce la facciamo. E comunque ho riempito questo e ho trovato una sola conchiglia, una sola. Un po' triste, sì, molto triste. E mentre raccattava la spazzatura, tra l'altro non ho visto che stava arrivando un'onda, quindi mi sono completamente infrascicata, ma non importa, mi asciugherò e basta. Adesso vado a lavarmi le mani e niente, basta. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Buongiorno, ci siamo appena svegliati in questa caletta
bellissimo. Laggiù di fronte c'è il Portoferraio, è l'alba. Non ha piovuto nonostante dovesse venire giù il fin mondo e adesso andiamo a Portoferraio a prendere il traghetto per tornare sulla terraferma, perché così almeno riesco a parlare da mia nonna Lucca, vi saluto e poi proseguiamo verso il nord. Oh, this is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything.